Ieri nuova seduta del Consiglio Comunale, maggioranza senza numeri, avvio dei lavori garantito dalla presenza di Alessandro Loi per l'UDC. Dopo Daga anche Bamonti rifiuta di entrare in giunta. Per il sindaco tempi strettissimi, alle porte c'è il bilancio. I dati di marzo segnano un calo, seppure minimo, di transiti nell'aeroporto di Alghero, al contrario di Olbia, con un dato in netta crescita. Il nostro aeroporto rischia di pagare il grave ritardo nella programmazione. Ponte del 25 aprile, primo test in vista della stagione. Domenica 8 marzo torna la Sagra della Fragola di Sassegada, dopo il grande successo della prima edizione ideata e organizzata dal Comitato di Borgata Locale. Previste novità quest'anno con le eccellenze agroalimentari artigianali esclusivamente provenienti dal territorio. Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV, questi erano i titoli del nostro sommario nel telegiornale che apriamo con la politica, perché non sembra vicina la svolta per la maggioranza. Anche ieri in aula con soli 12 consiglieri è stato Alessandro Loi dell'UDC a garantire il numero legale, segno che con i centristi un accordo sembra vicino, ma neanche così scontato. Dopo quasi due ore di brevi segnalazioni e un solo punto affrontato, una mozione sui tributi presentata dal forzista Michele Pais, al quale ha risposto l'assessore Tanchis, il Consiglio è stato annullato per mancanza del numero legale, complici alcune assenze della maggioranza. L'opposizione infatti ha chiesto una verifica, lasciando l'aula per rendere evidenti le difficoltà del centrosinistra. I lavori erano iniziati solo grazie alla presenza del consigliere centrista Alessandro Loi, raggiunto poi da Donatella Marino, segno che un accordo con il partito di Antonello Usai è vicino, anche se negli ultimi giorni ci sarebbe stata una frenata in tal senso. Si è parlato di un ingresso in giunta dello stesso Usai, magari con l'incarico di vice sindaco, rifiutato qualche giorno prima da Enrico Daga, ma in questi giorni Mario Bruno ha dovuto incassare un altro rifiuto, quello dell'ex assessore Alberto Bamonti, che nonostante le pressioni dell'UDC ha deciso di non rientrare in giunta per impegni lavorativi e familiari, pur ringraziando il partito per la fiducia. Sembra naufragata definitivamente invece la possibilità di un accordo con il Partito Democratico. La stessa offerta fatta ad Aga, definita indecente e irricevibile, ha fatto precipitare le cose, ma anche alcune scelte prese dal primo cittadino sarebbero state giudicate in contrasto con quanto concordato invece nei vari incontri tra le parti. Alcune divergenze poi non si sono appianate. La proposta di azzeramento formulata dal PD non è ben gradita in larghi settori della maggioranza. La cosa preoccupante è che i giorni passano ma non si vede ancora la luce, con una maggioranza che nonostante le smentite di rito ha grandi difficoltà nel garantire il numero legale e ci sono scadenze importanti all'orizzonte, bilancio in primis. E ieri nello spazio dedicato alle brevi segnalazioni sono state affrontate alcune questioni delicate. Una di queste, la modifica al regolamento sul suolo pubblico che gli esercenti attendono ormai da diverso tempo. Ieri in aula il consigliere comunale di Forza Italia, Nunzio Camerada, ha sollevato il problema. Ha risposto l'assessore Gavino Tanchis, che ha garantito l'inserimento del punto nella prossima seduta del consiglio. Poi ritorno sul nostro problema di suoli pubblici. Ancora oggi gli esercenti ci chiedono che fine abbia fatto la modifica al regolamento che è stata più volte annunciata a mezzo stampa, nelle commissioni. La stagione ormai è iniziata, non si sa come dovrà andare. Questa cosa tra l'altro deve passare in commissione, deve passare in consiglio. Credo che forse sarebbe più onesto annunciare il fatto che non verrà fatta questa modifica, poi si metteranno pure in pace e smetteranno di chiedere a noi puntualmente a che punto sia questa modifica. E in ordine invece alle modifiche sul regolamento sui pubblici, la settimana prossima verrà convocata una commissione d'intesa con la Presidente della Commissione Pulina per la che metterà in votazione la proposta di modifica formulata da questa amministrazione, in seguito approverà in consiglio per la discussione e conseguentemente per la votazione. Quindi anche quella io spero di votarla addirittura nel mese di il prossimo consiglio comunale che è fissato il 29. Mentre l'assessore alla cultura Gabriella Esposito, invece chiamata in causa dal capogruppo forzista Maurizio Pirisi sui tre progetti riguardanti il servizio civile bocciati dalla regione, ha risposto così, preannunciando un ricorso. Abbiamo immediatamente
col voto e visito insomma gli uffici per capire insomma che cosa fosse successo dopo aver visto naturalmente la delibera regionale, viste le ragioni dell'esclusione. Quindi insieme ai dirigenti e agli istruttori che hanno materialmente istruito la pratica abbiamo fatto il punto. Ci siamo resi conto che effettivamente ci sono alcune incongruenze rispetto ai rilievi che ci vengono fatti. Ad esempio ci viene contestato il fatto che abbiamo l'ufficio hanno indicato delle sedi accreditate non effettivamente accreditate, invece dalla documentazione che noi abbiamo, che è quella che è stata inviata in regione, così non è. Risultano correttamente indicate le sedi che comune, così come da referto, insomma, dalla presidenza del Consiglio dei Ministri del Servizio Civile Nazionale abbiamo da sempre visto riconosciute come le sedi accreditate. La mancanza o la carenza di un modulo di una parte che però non era chiarissimo insomma, nel formulario che riguarda la sicurezza dei lavoratori e altre contestazioni, però insomma ci sentiamo di poter in qualche modo contestare appunto in sede di ricorso. Nella giornata di ieri sono stata a Cagliari, l'assessorato regionale del lavoro e abbiamo visto insomma con anche regionali questa possibilità. Abbiamo 30 giorni di tempo per fare il ricorso, ci stiamo già istruendo la pratica delle relazioni perché, ripeto, tra l'altro i progetti vanno particolari per quelli che riguardano l'agricoltura, ciascuno dei progetti tra l'altro riguardava 6 giovani, quindi per un totale insomma, di 18 ragazzi che avrebbero trovato insomma, una possibilità di esperienza, credo, anche se per un tempo limitato delle nostre strutture. Dicevo, i progetti culturali sono quelli che già negli anni precedenti sono stati presentati, sono stati magari integrati. Ed ora ci lasciamo per la prima pausa pubblicitaria, a tra poco. Parliamo ora di aeroporto perché il mese di marzo, chiuso con il segno negativo dal nostro scalo, ha confermato le difficoltà con i tagli di Ryanair che potrebbero essere evidenti nei prossimi mesi. Per il ponte del 25 aprile intanto si fatica a trovare posti disponibili e la regione è corsa ai ripari incrementando i posti sui voli della continuità territoriale. Molti emigrati sardi infatti torneranno nell'isola per questa occasione, ma paghiamo anche l'assenza della continuità per le rotte minori. Il ponte del 25 aprile sarà il primo test in vista dell'estate, non solo per le strutture alberghiere dell'extra ricettivo, ma anche per il nostro aeroporto, anche se gli effetti dei tagli Ryanair potrebbero vedersi più avanti. Per ora ci sono i dati del mese di marzo che per Alghero non sono stati proprio positivi. Calo dell'1,6% di transiti nel nostro scalo, con quello olbiese che invece sorride per un incremento del 51%, anche se nel marzo del 2015 l'aeroporto galurese era rimasto chiuso una settimana. Il quadro non si preannuncia migliore per i prossimi mesi, con Alghero che rischia di pagare il grave ritardo nella programmazione estiva, che tra l'altro risulta ancora incompleta considerando il mancato annuncio dei voli internazionali all'Italia. Se è vero che il ponte del 25 aprile risulta da tutto esaurito, questo è dovuto però principalmente all'assenza della continuità con gli scali minori e al viaggio che molti emigrati sardi faranno questo weekend per tornare nell'isola. La regione è corsa con un incremento di posti dal 21 al 26 aprile. Nello specifico si tratta di circa 9.400 poltrone in più sui collegamenti per Fiumicino e Linate da Cagliari e Alghero operati da Alitalia, per un totale di 27 voli aggiuntivi e svariati upgrade di macchina. In queste ore e nei prossimi giorni questi posti saranno ulteriormente incrementati, fanno sapere dall'assessorato ai trasporti, ma l'ex governatore Ugo Cappellacci coglie l'occasione per attaccare la regione e chiedere a gran voce di ripristinare la continuità territoriale 2 per le rotte minori cancellata dalla giunta Pigliaru. È inutile che l'esecutivo annunci con enfasi aumenti di posti su Roma e Milano, che sono automatismi previsti dal contratto sulla CT1, e che faccia finta di non sapere che sulla domanda di biglietti incide anche quella parte di passeggeri che è costretta a fare itinerari ingarbugliati a causa del venir meno dei collegamenti in continuità per gli scali minori, attacca il coordinatore regionale di Forza Italia. Noi avevamo lasciato un modello con la tariffa unica già pronto, non restava altro che pubblicare i bandi, ma i grandi pensatori della giunta hanno preferito cancellare tutto nell'ottobre del 2014. Senza proporre un'alternativa e arrivati ormai a metà del loro mandato, dopo aver collezionato annunci e bandi flop, continuano a produrre solo comunicati stampa. La smettano con la teoria e visto che finora non hanno prodotto nessun atto concreto, passino al più presto alla pratica.
E ora parliamo di spiagge e della loro pulizia. Lo scorso 13 aprile, infatti, da Sant'Anna hanno dato notizia dell'inizio delle operazioni per rendere puliti e fruibili gli arenili affidati all'Alghero in House. Si è iniziato dal tratto di spiaggia di San Giovanni e in seguito i lavori riguarderanno naturalmente anche gli altri tratti del litorale, prima dell'intervento dei mezzi meccanici leggeri che vaglieranno e preleveranno la pose idonea. Sempre dal comune hanno fatto sapere che in programma inoltre il riposizionamento della sabbia accumulatasi nei segmenti di litorale retrostanti alle barriere di Canniciato, messe in opera dall'assessorato all'ambiente con ottimi risultati. E proprio su quelle che vengono chiamate installazioni light sono arrivate delle segnalazioni. Nel video che state vedendo si nota come alcune di queste siano state danneggiate durante le operazioni di rimozione. La domanda che si pongono coloro che hanno segnalato il fatto è se queste non dovrebbero essere rimosse in maniera da poterle poi riutilizzare nella prossima stagione autunnale, quando dovrebbero ritornare sugli arenili per contenere la fuoriuscita di sabbia dalla spiaggia dovuta al vento, visti anche i costi sostenuti per questo tipo di intervento. Ancora una pausa pubblicitaria. Prosegue il Festival del Filo Rosso che ha come protagonisti gli alunni della scuola media Maria Carta. Oggi è cominciata anche la diretta dalla scuola di Radio Onda Stereo con Nicola Nieddo e Michele Serra che stanno documentando tutte le attività in corso. Anche oggi in programma diverse iniziative. Alle 15 il Lions Club presenterà la prevenzione del diabete in età giovanile. Dalle 16 sarà presente Tonino Opes che in collaborazione con la libreria Il Labirinto presenterà i suoi lavori e tutti buoni arriva Mommotti. Dalle 17.30 invece le classi prime rappresenteranno la leggenda algherese del villaggio scomparso al lago di Baraz, mentre alle 18.30 gli alunni delle seconde eseguiranno le canzoni di Fabrizio De André, raccontando storie di emarginati, ribelli e persone ai margini della società. La serata si concluderà con il concerto del coro polifonico di Alghero, diretto dal maestro Ugo Spanu, a partire dalle 20.30. Anche domani in programma diverse iniziative, sia in mattinata che nel pomeriggio. E ritorna domenica 8 maggio la Sagra della Fragola di Sassegada, dopo il grande successo della prima edizione, ideata e organizzata dal Comitato di Borgata Locale. Grande novità quest'anno con il coinvolgimento, oltre che di decine di produttori di fragole locali, anche di selezionate eccellenze agroalimentari artigianali esclusivamente provenienti dal territorio. Molti gli stand espositivi selezionati, che insieme al convegno organizzato dalla Ore, la visita in azienda, la torta gigante di fragole, il trucca bimbi e la musica dal vivo, animeranno una domenica all'insegna del gusto e del divertimento. Un nuovo imperdibile appuntamento terminerà in la serata l'elezione di Miss Fragola e Miss Fragolina 2016. La sfilata coinvolgerà splendide ragazze e bimbe dell'agro, vestite con abiti a tema realizzati per l'occasione da stilisti professionisti. Antonio Zidda, presidente del Comitato di Borgata Sassegada Tancaffarrà, commenta: «L'agro di Alghero ha potenzialità inespresse, immense, e la promozione di eventi sull'agroalimentare può e deve essere uno dei cavalli di battaglia per attirare turisti non solo locali in un periodo di bassa stagione. Il nostro comitato è unito e determinato affinché questa sagra cresca di anno in anno e diventi un appuntamento fisso e imperdibile del panorama di eventi di Alghero. Il comune, la Meta, il parco di Porto Conte e l'Ala Ore sono partner dell'iniziativa e insieme scommettiamo sul successo di questa manifestazione», ha chiuso. Dal 22 al 24 aprile la Prometeo ITF Onlus organizzerà ad Alghero la manifestazione Donare una scelta d'amore 2016, volta a promuovere le donazioni di organi e informare sui trapianti sia con assemblee che con manifestazioni sportive e ludiche. Il programma delle tre giornate, che coinvolgeranno anche l'Avis e il gruppo di emergency di Alghero, prevede che presso la sala consigliare del comune, con inizio alle ore 18.30 questa sera, si terrà un'assemblea pubblica per presentare il progetto del Centro Nazionale Trapianti, una scelta in comune. Tale progetto promuove l'attuazione delle norme che consentono ai comuni di registrare la volontà dei propri cittadini di donare organi e tessuti in caso di morte presso l'ufficio anagrafe al momento del rinnovo o della prima richiesta della carta d'identità. Domani mattina la Prometeo sarà impegnata con due assemblee presso il liceo scientifico Fermi e successivamente presso l'istituto commerciale Roth. Durante i due incontri vari medici dei centri trapianti di Cagliari e del Santissima Annunziata di Sassari
parleranno a studenti e docenti di donazione e trapianto di organi. Inoltre alcuni trapiantati racconteranno la loro personale esperienza. Nel pomeriggio dalle ore 15 è in programma il primo trofeo Giuseppe Meloni. Si tratta di un quadrangolare di calcio a 7 che si disputerà sul campo del Palacorbia in via Galilei. Domenica è in programma la manifestazione Corri donando per Alghero, che si svolgerà presso i giardini pubblici Manno per tutta la mattinata. E il 24 e 25 aprile nella biblioteca dell'Egis sul lungomare Rovinio a Fertilia è in programma la mostra di pittura introspettiva dell'artista Claudia Tobias con i racconti di Michelangelo Corbia. L'esposizione ha come titolo I nostri luoghi e si concentra sul tema dell'inquietudine. Sarà visitabile la mattina dalle 10 alle 13 e la sera dalle 16 alle 23. L'ingresso è gratuito. Facciamo adesso l'ultimo blocco pubblicitario. A poco. Abbiamo intervistato il tecnico della squadra allievi elite dell'Alghero Calcio Gigi Lavecchia in merito a due importanti tornei di calcio giovanile che si disputeranno nella nostra isola e alla quale parteciperanno anche diverse società algheresi. Primo appuntamento domani 23 aprile e domenica 24 Oristano con il Memorial Nazionale Tino Carta categoria allievi, alla quale parteciperanno tra le altre le rappresentative di Umbria, Sardegna e anche la squadra del Cagliari Calcio allenata in questa occasione proprio da Lavecchia. Secondo appuntamento poi con il torneo del 1° maggio che si disputerà nella nostra città presso i campi di Maria Pia, riservato alle categorie Piccoli Amici e Pulcini, alla quale parteciperanno le migliori società sarde. Sentiamolo. Gigi Lavecchia, allenatore, uno degli allenatori dell'Alghero Calcio, squadra, lo ricordiamo, affiliata al Cagliari. Per te quest'anno la guida della squadra allievi elite è andata molto bene, 5° posto al di là delle aspettative probabilmente. Sì, un bel risultato, poi culminato con la vittoria all'ultima giornata contro la prima in classifica, che era imbattuta, e tra l'altro sono anche andato a vedere la distinta, dico ma avranno portato la squadra all'andata, tutto quello che è, invece sì, hanno portato i giocatori, ci tenevano all'imbattibilità, e è stata una piccola ciliegina sulla torta, ecco, una bella soddisfazione, sempre di calcio giovanile, ma fa felice i ragazzi. C'è un appuntamento importante questo weekend, ce ne vuoi parlare? Sì, c'è un appuntamento molto importante in un triangolare fondamentale per alcuni prestiti, dico io, perché comunque andremo a rappresentare il Cagliari ed è l'occasione per alcuni giovani di farsi vedere. E per me quello che dirò poi a tutti i ragazzi è veramente di sfruttare queste occasioni, perché chissà, potranno rappresentare la fortuna per qualcuno di loro. Ecco, tra i ragazzi anche della tua squadra ce ne sono molti che potrebbero, chissà, spiccare il volo, tra virgolette. In questo sono imparziale e penso solo al Cagliari e al ragazzo, indipendentemente da Alghero, Fertilia, Latte Dolce, Olbia, che sia. E io, è ovvio che avendo avuto un rapporto di un anno con molti di loro, mi sono attaccato e affezionato di più a loro e spero per loro. Però ovviamente la meritocrazia deve prevalere assolutamente. C'è un altro appuntamento importante fra qualche giorno, il 1° maggio, un torneo qui ad Alghero che coinvolgerà tante squadre dell'isola anche. Quello è bellissimo perché ci sono veramente i piccoli amici, i pulcini, quindi parliamo di bambini di 6, 7, 10 anni al massimo, con circa 40 squadre divise in 2 giorni, il 30 aprile e il 1° maggio, a seconda delle categorie ovviamente. Ci sarà anche qualche personaggio della casa madre del Cagliari, qui ad Alghero, a Maria Pia. E anche in questo caso spero che prevalga veramente la famiglia, il divertimento e i bambini. Però chissà anche che magari il Cagliari ci rubi qualche bambino. Giornata di rugby domani a Maria Pia, è previsto infatti un torneo nel quale saranno protagonisti gli Old, ossia i giocatori over 35. L'evento ospitato sul campo dell'Amatori Rugby Alghero, terza nella classifica della Serie B nazionale, che vedrà scendere in campo diverse squadre, è stato organizzato dai Veterans e prenderà il via alle 14. L'US Wales Bracaburos 2016, così è stato simpaticamente battezzato, è una bellissima occasione di gioco e socializzazione, ma anche di ritrovarsi per tutti quei giocatori che da sempre coltivano la passione per la palla ovale dalla quale non riescono a star lontani. Come detto, sarà un torneo nel quale si sfideranno diverse formazioni e tra queste il Modena di Giuseppe Calaresu, ex giocatore dell'Amatori, e un'altra, l'Esipo Campes, addirittura da Tolone. Ci saranno anche i Pelicans di Cagliari, gli Sciardana di Capoterra e l'Oldbia
e naturalmente i veterans di Alghero. Le finalità del torneo sono diverse: intanto poter continuare a giocare a rugby, ritrovarsi tutti insieme, ma anche poter conoscere altre realtà, anche straniere, con le quali saldare amicizie che in molti casi durano da 40 anni, sia tra compagni di squadra che tra avversari. È stata una settimana di successi per le squadre della Tigri Baseball impegnate nei vari campionati giovanili di categoria. Sentiamo nel prossimo servizio com'è andata. Nella categoria cadetti, i giovani atleti algheresi hanno battuto 14-5 in trasferta sul campo di Ripunti la Yellow Team Sassari. Bella partita dei tigrotti allenati dal tecnico cubano Quirantes, in vantaggio per tutta la gara grazie agli ottimi lanci di Giole Casu. Ottima prova in attacco per Gioia Bolognesi, mentre in fase difensiva si sono distinti Fabio Langella, Tiziano Natali e Alessio Columbu. I giovani cadetti sono momentaneamente in testa al campionato, in attesa del prossimo match che si disputerà a Cagliari lunedì 25 aprile. Passando alla categoria lievi, terza vittoria in altrettante partite dei ragazzi algheresi. Buone le prove dei lanciatori Oscar Mannazzu, Manuel Nuvoli e Federico Mele, che hanno messo le corde di parietà della Los Amigos Olmedo, battuti per 17-4. Il prossimo turno di campionato si disputerà domani sul Diamante di Maria Pia contro la Yellow Team Sassari. Infine, per quanto riguarda la categoria ragazzi, altra grande vittoria dei giovani catalani, ancora contro la Los Amigos Olmedo, battuta per 10-8 dopo una partita molto combattuta giocata punto su punto. Da segnalare il grande interesse degli alunni delle scuole elementari di Alghero Olmedo per questo sport. I bambini stanno disputando infatti un vero e proprio campionato di mini baseball che si gioca ogni sabato mattina dalle 10 alle 12 sul campo delle Tigri a Maria Pia. E questo servizio di baseball chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo.